ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video di tutti i miei top make up del 2017. Ho un po' radunato qui tutti i miei prodotti preferiti, quelli che ho utilizzato di più, alcuni sicuramente, già mi scuso adesso, li vedrete terminati, magari anche un po' usurati. Dunque voglio farvi vedere tutto ciò che realmente uso e tutto ciò che ho realmente amato nell'ultimo anno. Inizio subito perché i prodotti sono tantissimi e già vi dico che alcuni di questi sicuramente vedete che non hanno proprio un buon inci, ma io cerco di limitarmi, cioè nel senso di utilizzare per lo più prodotti con inci non proprio perfetto sulle labbra o massimo sugli occhi. Per il viso, la base viso, terra, blush eccetera, cerco sempre di evitare. Io direi di iniziare subito con i prodotti per la base viso. Riguardo il correttore, io non utilizzo correttore per il viso, cioè nel senso, non avendo tantissime imperfezioni, brufoletti eccetera, non utilizzo correttori magari per sulle guance, sulla fronte, sul naso eccetera, ma mi limito ad utilizzare correttore soprattutto sugli occhi, perché comunque, come potete vedere voi stesse, ho un contorno occhi un po' problematico e occhiaie belle profonde. Per questo ho trovato quest'anno un metodo abbastanza efficace per coprirle e soprattutto per non far vedere grandi discromie. Premetto che io ho occhiaie blu scuro, quindi vado sempre come base con un correttore aranciato. In più ho un contorno occhi secco, quindi ho bisogno anche di qualcosa di idratante. Ho provato vari correttori, anche qualcuno nuovo quest'anno, ma vi posso confermare che anche per il 2017, come per l'anno scorso, infatti ve ne ho parlato già nel video top del 2016 che vi lascio qui sopra, il mio correttore di fiducia aranciato, quindi dovrebbe essere il numero, mi sembra 03 o 04, è quello in stick di Alchemilla, perché è molto molto facile da utilizzare. Io lo metto soprattutto qui all'interno degli occhi e fino a metà occhiaia e poi vado a sfumare o con le dita per scaldare appunto il prodotto, oppure vado con la mia mini beauty blender, questa è quella piccolina e mi piace tantissimo, la inumidisco poco poco e poi vado a sfumare. E ho quindi creato la mia base aranciata, grazie alla quale ho un po' coperto tutta la situazione. Quest'anno poi ho acquistato il nuovo fondotinta di Neve Cosmetics, che è praticamente il Creamy Comfort Foundation. Vi lascio il video prima impressioni qui sopra, e sbagliando ho preso la tonalità Light Rose, che non è adatta a me in quanto è troppo rosata, però comunque è adatta alle mie occhiaie, perché io metto un pizzico di questo fondotinta liquido sopra il correttore aranciato e secondo me questa è una combo fantastica. All'inizio ero un po' incavolata con me stessa per aver preso questa colorazione particolare, adesso sono contentissima e faccio questo doppio step ormai da più di un mese e mi trovo molto molto bene. I miei due fondotinta di quest'anno sono stati, vabbè questo lo conoscete, Sephora Mineral Foundation Compact, che praticamente è l'unico fondotinta compatto di Sephora ad avere un buon inci. Io ho preso una tonalità light numero 21, mi piace tantissimo, come vedete ragazze, cioè è proprio super super utilizzato, non avendo grandi problemi di scromie o punti neri, brufoli eccetera. Con questo minerale ed un pennellone kabuki lo applico e vado tranquilla. Secondo fondotinta che sto veramente amando è questo di Elan Cosmetics di laboratorio, l'ho scoperto al Cosmo Prof, e questo è il bio fondotinta idratante rivitalizzante in crema e la tonalità è la numero FI Golden Beige. È un prodotto particolare perché praticamente è in pottino e c'è questa sorta di crema colorata molto molto coprente. Io ho provato a stenderlo in vari modi, ma secondo me il modo migliore è con le dita, perché comunque si scalda il prodotto e va a coprire benissimo. L'unica cosa che è un fondotinta molto molto idratante, si sente che ci sono tantissimi oli, ha naturalmente, ve lo ripeto, ha un inci ottimo come la maggior parte dei prodotti Elan e quindi necessita sempre di una cipria. Fino all'anno scorso vi avrei detto sicuramente che utilizzavo la cipria, quella di Puro Bio, che secondo me, anche ve lo confermo per quest'anno, è un prodotto che ho utilizzato molto e che è ottima. Ma quando sono stata da Lidl in una limited edition di questo
questa primavera ho trovato la Compact Powder di Sien, ossia la cipria compatta numero 01 Light. Ragazzi, adesso a me si è distrutta perché l'ho praticamente divorata e sinceramente questa mi è piaciuta tantissimo. Secondo me è uno dei prodotti top proprio della linea Sien. Peccato che era una limited edition, che infatti tantissimi di voi mi chiedono di questo prodotto. Io l'ho comprata così alla cieca, vedendo che comunque ha un buon inch, ho detto no vabbè, la prendo e la provo. Invece sono rimasta sconvolta, ma positivamente, perché veramente per me è stato un prodotto fantastico. Quando sicuramente tornerà ve lo farò sapere in un video, magari farò anche una bella recensione, perché comunque mi è piaciuta davvero tanto, anche perché la vedo molto simile alla cipria di Puro Bio. Io lo consiglio soprattutto a chi ha la zona T grassa, perché veramente è un prodotto fantastico. Per stendere i prodotti della base viso, sinceramente in quest'anno ho provato tantissime beauty blender. Ho provato quella di Eurospin, quella della Lidl, quella di Essence nuovissima, ma io rimango fedele alla mia spugnetta beauty blender di originale. Questa l'ho acquistata da Sephora e, se vi ricordate, l'anno scorso ne avevo una fucsia. Purtroppo, ragazze, dopo tipo 12 mesi anche lei è andata in pensione e l'ho sostituita con questa qui, che è praticamente identica a quella fucsia, ma è questo color carne fondotinta. Tornando alla base viso, io ancora devo trovare la mia terra preferita. Lo so, ne ho tantissime, ne ho provate tante, lo avete visto anche nel video, quella del decluttering della base viso, che naturalmente vi lascio qui sopra, ma ho trovato pace, diciamo, abbastanza quest'anno con il Bronzing Powder di Sien, che come vedete è molto molto simile alla cipria, però naturalmente questa è colorata. Mi è piaciuta molto e quindi l'ho terminata, ma anche questa, come la cipria, tendeva abbastanza a rovinarsi e a rompersi. Di questo prodotto non mi piace la durata, perché ho notato che non dura tantissimo, però il colore, ossia il numero 02 Dark Matte, per me è perfetto, perché comunque non è troppo caldo. Anche ora mi rendo conto che sto utilizzando una terra un po' troppo calda, devo procurarmene una che sia, diciamo, una via di mezzo, non troppo fredda e né grigia, ma neanche caldissima. Anzi, se ne avete qualcuna da consigliarmi, fatemi assolutamente sapere qui giù nei commenti. Riguardo i blush, ne sto provando tantissimi, ma quello che ho utilizzato di più, sono sincera, è il Mosaic Blush numero 10 di Essence. Questo mi ricordo che era uno di quelli che uscì fuori produzione, però ragazzi, io l'ho adorato, mi piace tantissimo, perché comunque ha un inci ottimo, dura tanto sul viso. E questa colorazione che vedete è un po' un mix tra fucsia, aranciata, rosa, proprio adatta al mio incarnato, e soprattutto ho notato che almeno su di me dura tantissimo. Ancora riguardo i blush, mi sono trovata molto bene anche con questo di Neve Cosmetics, che praticamente è il Blush Garden Tuesday Rose, e lo adoro perché è un blush, diciamo, in crema, che posso utilizzare anche quando sono fuori casa, quindi applico con le dita sulle guance e anche come ombretto sugli occhi. È un colore aranciato molto carino, che sinceramente credevo di non utilizzare, invece portandolo sempre con me proprio nell'assortimento dei trucchi l'ho rivalutato tantissimo e ve lo consiglio assolutamente. Passiamo alle sopracciglia, e assolutamente la mia matita preferita è questa di Sien, che praticamente dovrebbe essere l'eyebrow brown pencil. È ottima, cioè, allora, in realtà io non ho sopracciglia molto complicate, nel senso che ne ho tante, e anzi fin troppe, e devo stare sempre a spinzettare, perché altrimenti avrei un cespuglione. Sinceramente a me basta una matita che già sono perfette, quindi mi trovo molto bene con questa. Allo stesso modo di questa, mi sono trovata bene anche con la matita per sopracciglia di Mesauda. Sono state per me due matite ottime e che ho utilizzato moltissimo. Riguardo le matite occhi, ve ne segnalo due. La prima è una new entry che assolutamente mi ha rubato il cuore, ed è la Forever Kohl numero 201 di Mesauda Milano. È una matita nera molto molto scrivente, dura tantissimo, mi piace molto, si vede, e poi è una di queste qui automatiche, quindi non c'è neanche bisogno di temperarla, e ha dietro il suo sfumino. Un kajal occhi che invece ho adorato è questo qui di Collistar, che ormai tipo da 2-3 anni, anche se ultimamente
niente, l'ho un po' accantonato perché non lo utilizzo tantissimo. Comunque è un prodotto ottimo, mi piace molto. Avendo ormai questa punta, vedete, così quadrata, non mi permette bene di fare il contorno occhi, ecco. Però soprattutto da utilizzare come ombretto e sfumare con le dita, lo utilizzo moltissimo. Riguardo i mascara, senza dubbio quelli che ho utilizzato di più in questi ultimi 12 mesi sono questi due. In primis il Paradise di L'Oreal, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché allunga tantissimo le ciglia in curva ma non le appesantisce. Mi dà proprio l'effetto che piace a me, nel senso che a me piacciono le ciglia ben separate, aperte, ma allo stesso tempo nere e incurvate. Io, ragazze, non promuovo tantissimo i mascara che utilizzo perché ho delle ciglia molto molto particolari e sfigatelle di mio, ma questa è stata veramente una bellissima sorpresa. Mi è piaciuto molto perché ha tutte le caratteristiche del mascara che voglio. E lo scovolino è così, quindi molto molto simile a quello del Better Than Sex di Too Faced. L'altro mascara che invece ho utilizzato tanto è questo di Essence, Lashes of the Day, ed è veramente nuovo, nel senso che è uscito con un nuovo assortimento di questo autunno. Ha uno scovolino molto diverso, si è abbombato, poi ridiventa un po' più piccolino e poi di nuovo più grande. Dà lo stesso effetto del mascara di prima, ossia allunga le ciglia, le fa diventare nere e le incurva abbastanza. Fra i due forse ho adorato questo un pochettino di più perché le separa meglio. Devo dirvi che entrambi i mascara sono fantastici. Premetto che io non utilizzo tantissime ombretti singoli, preferisco infatti le palette. Per me quest'anno è stato un po' una rivoluzione riguardo appunto le palette occhi, perché me ne hanno regalate, più che altro mamma mi ha regalato. Siamo andati infatti insieme nel nuovo VS, quello che ha Makeup Revolution, e visto che c'erano gli sconti abbiamo preso 4 nuove palette, tutte non hanno un buon inci, quindi sono sincera, le utilizzo solo nelle occasioni più importanti e mettendo sempre sotto una, almeno un primer, la Dit by Chocolate, ossia il dupe della palette Chocolate Bar di Too Faced, è bellissima. Questi sono praticamente i 3 dupe delle 3 palette di Urban Decay, ossia la Iconic 1, Iconic 2 e Iconic 3, ossia Naked 1, Naked 2 e Naked 3. Mi piacciono tantissimo, le utilizzo abbastanza. La mia preferita è senza dubbio la Iconic 1. Un'altra palette che ho adorato non può che essere la Dreamy Eyeshadow Palette di Nabla. I colori, come vedete, sono abbastanza consumati, molto molto bella. Mi piace perché è una palette molto completa e alcuni eyeshadow hanno un buon inci, altri naturalmente un pochettino meno. Appunto, riguardo gli illuminanti, sicuramente se seguite il canale sapete che i miei preferiti sono questi di Puro Bio, 01 e 02. Fra i due senza dubbio preferisco il numero 01, che qui vedete così non perché è utilizzato ma perché mi è arrivato crepato, rotto, e quindi l'ho depottato facendolo divenire proprio un illuminante in polvere libera. Però ragazzi, questo è il mio preferito, lo utilizzo tantissimo, mi piace perché è uno dei pochi illuminanti con buon inci che dura tantissimo e soprattutto che si vede tantissimo. Passiamo poi ai prodotti per le labbra. Ho selezionato quelli che ho utilizzato di più quest'anno. Per me questo è stato l'anno dei nude. Non utilizzo infatti tantissimo rosso, bordeaux come prima, ma vado per lo più su labbra, come potete vedere, color carne, nude, rosine, rosate. Ho selezionato proprio tutti i miei preferiti, quindi non c'è una vera e propria classificazione, quello mi piace di più, quello di meno. Il primo di cui vi parlo è Mer di MAC, che è un color nude bellissimo. Questo secondo me è un passepartout che prendi e metti quando vuoi, anche se hai fatto make up occhi strong o anche nude, perché comunque almeno su di me è molto molto simile al mio colore delle labbra, sembra quasi che non ho nulla su. Secondo vi cito le NYX Lingerie. Adesso io qui ho preso la numero 020, la numero 20, ma tutte le NYX Lingerie per me sono tinte labbra fantastiche, perché si seccano un pochettino le labbra ma durano tantissimo, anche se mangiano
mangio, bevo, mi piacciono tanto, ne ho mi sembra tre, ve l'ho fatto vedere anche nel video quello dei cluttering delle tinte labbra, me le tengo strette. Ok, un'altra scoperta è senza dubbio il Fluid Velvet Matte Lipstick di Deborah Milano, rossetto liquido, questo è il numero 01 matte. All'inizio non mi piaceva perché notavo, non so perché notavo, che non scriveva sulle mie labbra. In realtà invece dopo ho iniziato a farci un po' la mano anche ad applicarlo meglio e per me è un prodotto fantastico. È una tinta labbra ottima, tutte ne parlano bene, io mi sono ricreduta e anche per me è un prodotto fantastico assolutamente. Andiamo col rossetto che forse mi è piaciuto di più, infatti si vede perché lo sto utilizzando molto, è il Matte Ink di Maybelline nella tonalità numero 15 Lover. Questo in assoluto è la tinta labbra rossetto liquido che almeno sulle mie labbra che sono ingestibili dura tantissimo. Il colore, a differenza di quelli che vi ho fatto vedere prima che sono più sul marroncino, in questo c'è una punta di viola rosa, dura tanto, secondo me ha un rapporto qualità prezzo ottimo e alcune volte trovo proprio molta difficoltà nel truccarlo. Una volta che si fissa sulle labbra non se ne va più via, neanche se mangiate e bevete. Ha proprio una formulazione molto molto diversa da tutte le altre che vedo in giro, ha un profumo buonissimo. Si conferma anche un prodotto che mi è piaciuto molto e che è piaciuto tanto anche a voi, me l'avete detto anche in un video, sembra in uno di questi ultimi video di Natale, il rossetto in stick Alter Ego. Quest'anno per me è stato l'anno dei rossetti liquidi, ho comprato pochissimi rossetti in stick. Alter Ego di Nabla è un prodotto fantastico, è un rossetto fantastico che sto riducendo proprio malissimo e soprattutto ha un colore veramente molto molto bello. La durata naturalmente di questo è un po' minore rispetto ai rossetti liquidi, ma allo stesso tempo vi ripeto mi secca molto molto di meno le labbra. Ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti top per il 2017, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!